Oggi decido di partire per un'avventura abbastanza particolare. Sono venuto a scoprire di un posto che presumibilmente si trova in mezzo a una zona di bosco. Diciamo che è un luogo che quasi nessuno è riuscito ad esplorare per il semplice fatto che nessuno è riuscito a trovarlo. Io oggi partirò e cercherò di trovare questo posto. Se il video è online, evidentemente l'ho trovato. A tra poco. Non è piacevole, soprattutto con la paura di trovare qualche insetto o qualche serpente, che sicuramente lo troverò. Giuseppe Uzzo Legala, sta cosa mi preoccupa. Alberi, alberi. Case lì giù, però questo sembra un sentiero. Sembra. L'erba è schiacciata. Aspetta un attimo. Vedete l'erba come fa? Oh Cristo santo! Fosse mica questo. Oddio, potrei averla trovata. Raga, qualcosa c'è. Oddio mio. Guardate qua. Raga, credo di averla trovata. Solo che è un mare di spine. Allora, non sono altissime e non credo che sia un problema, visto che l'erba sotto è secca. Se la struttura è questa qui, ci dovrà essere un'entrata. Forza, cioè, perché se di là c'è il sentiero, entravano da qua. Non è che facevano il giro, penso. L'entrata qua per forza. Comunque il posto l'abbiamo trovato. Allora, questa è già un'altra parte e quelli lì sono scalini. È solo che io ho paura di cadere dentro qualcosa e che effettivamente non vedo niente. Dovrei buttare via questi. Non è rassicurante. Allora, siamo sopra e siamo sopra questo qui. Credo sia un pozzo, forse. E infatti qua si vede già un'altra vetrata. Allora lì c'è lo spazio. Io dovrei farmi strada qua e proseguire là. Il problema è che la vegetazione si fa più fitta man mano che avanzo. Ve ne potete accorgere. Cioè, queste sono tutte spine. Cioè, non sono piante. No, no, queste sono proprio tutte spine. Forse se entro da là qualcosa trovo. Questo non lo so cos'era. Sono sopra questo qui che non so per quanto mi possa reggere. E dovrei continuare. Però non so se mettendo un piede dentro si va a fondo o effettivamente tiene. Ma non credo proprio. Non lo so. Dovrei reggermi e vedere.
Ma se cado mi faccio male, raga. Ma male per davvero. Ci sono tutti i sassi. E qui pure. Lì non so se si vede, c'è uno spiraglio, ma io non mi fido a ficcarmi qui in mezzo. Non mi fido per niente. Sto perdendo l'equilibrio. La struttura effettivamente si vede. Vedete com'è fatta così? Cioè, è insolito se delle piante crescessero proprio in modo così lineare. Quindi sì, lì sotto c'è l'intera struttura. Il problema è che uno si deve far strada lì e sono a un punto morto. La struttura, ecco, cioè ce l'ho davanti, eccola. L'entrata non l'ho trovata, dovrebbe essere lì. Secondo me, secondo il mio parere, un qualcosa per entrare in uno spiraglio dovrebbe essere lì. A meno che non si entrava da qua. Infatti c'è questo muro che fa così, ma non lo so. Non credo. Il fatto che gli alberi siano cresciuti all'interno indica palesemente che il tetto non c'è più, e la cosa mi preoccupa, perché vuol dire che se anche riesco ad entrare, la situazione non sarebbe molto diversa dall'esterno, quindi sempre pieno di vegetazione. Però il solo fatto di averla effettivamente trovata dopo tante ricerche mi fa piacere, quindi non lo so. Intanto Roberto l'ho avvertito, magari c'è da aspettare che l'erba si secchi, la vegetazione si fa un po' meno fitta, e magari ci si riesce. Io potrei fare anche un ultimo tentativo lì, ma se vedo che comunque gli alberi sono cresciuti anche lì e sono cresciuti lì che sono dentro alla fin dei conti, non so, anche se uno riesca ad entrare, com'è la situazione. Va a sapere da quanto non tagliano l'erba qui, perché è un po' il terreno di nessuno, è la terra di nessuno, dimenticata da Dio proprio. Quindi voglio dire, vai a sapere com'è messa dentro. Di conseguenza niente, sono giunto a sto punto e quello è il cancello. La struttura, eccola lì, quindi io rimango dell'idea che l'entrata potrebbe essere lì. Però raga, niente, c'è una vegetazione troppo fitta. Per ora l'esplorazione all'interno non è fattibile. Però intanto l'abbiamo trovata, quindi abbiamo un posto in più nella nostra mappa. Che aspettiamo Robby e magari ci andiamo insieme.